Allora, come si può definire il concetto di concausa? In passato la causa di servizio veniva riconosciuta soltanto quando il servizio costituiva causa unica, diretta e immediata dell'infermità. Da questa iniziale rigidità si è passati ad una maggiore elasticità. Di fatto, i fatti di servizio possono concorrere all'insorgenza o all'aggravamento della lesione o della infermità. Per esempio, nel caso di soggetti predisposti a contrarre infermità o affetti da preesistenti infermità, il fatto di servizio può costituire concausa sempre che l'infermità si sarebbe comunque manifestata ma in forma più lieve, che il fatto di servizio costituisca fattore preponderante e che l'evento causale sia riconducibile al servizio prestato.